In questi giorni circola per internet la notizia che è stato avvistato il pianeta Nibiru e chiunque, cliccando anche sul link che noi proponiamo nella descrizione di questo video, può aprire il database mondiale delle immagini e le fotografie realizzate con i vari telescopi che propone Google e vedere questo strano pianeta, così diciamo con le ali, ecco, diciamo, usiamo questo termine. E dice: ma perché, diciamo, questi avvistatori dicono che questo è Nibiru? E diciamo che noi nel nostro canale ci occupiamo di una materia che, diciamo, nuova, noi l'abbiamo chiamata escatologia scientifica e diciamo, quindi rivediamo le cose che vengono classificate come si dice, la fine del mondo, ma in una visione scientifica all'interno di una branca che viene chiamata comunemente teoria degli antichi astronauti. E quindi, tra le altre cose, proponiamo dei testi chiamati Bibbia di Colbrin, che la scienza ufficiale non riconosce come fonte storica, in quanto che non ci sono i documenti originali a corredo, ma diciamo, sono stati pubblicati da un'associazione che li deteneva in modo segreto. E quindi all'interno di questa collezione abbiamo trovato un curioso testo che sembrerebbe spiegare il motivo di questa identificazione. Quindi leggiamo questo testo che, diciamo, essendo questi Bibbia di Colbrin presumibilmente provenienti dalla Biblioteca di Alessandria, che era una collezione di oltre 700.000 testi, che verosimilmente provenivano da tutte le culture e quindi anche dalla cultura mesopotamica. Quindi noi riteniamo che questo sia un testo di origine mesopotamica, ma ovviamente la comunità scientifica non lo riconosce, quindi noi, come una voce fuori dal coro, come altri del resto non siamo i soli, propongono questi testi come testi autentici. Ecco, questo testo cosa racconta? Racconta che in realtà le catastrofi di cui diciamo, si parla tanto, in realtà non sarebbero provocati da questo pianeta che noi adesso, abbiamo identificato come Nibiru, ma sarebbero stati provocati da un altro pianeta, un altro corpo celeste più piccolo, tra i 20 e i 50 km, che in questi testi viene chiamato distruttore. Ma del resto, però, dice che la venuta di questo corpo celeste chiamato distruttore è preceduto da un segno, a un segno che appunto aderisce a questa descrizione. Quindi è vero che l'avvistamento di questo strano pianeta prelude delle catastrofi, ma diciamo, in realtà l'esecutore materiale di questa catastrofe sarebbe un piccolo corpo celeste che sfiora l'atmosfera terrestre, incendiandola, di cui parlano però una grande quantità di miti, come il mito di Fetonte, il mito di Tifone, che in realtà viene presentato da Plinio il Giovane come fatto storico realmente accaduto. Quindi Dio provocò un segno per apparire nei cieli, così che gli uomini potessero sapere che la terra sarebbe stata afflitta. E il segno è una strana stella. Quindi la stella non è l'oggetto, ma annuncia l'oggetto. La stella è cresciuta e si è trasformata in una grande luminosità. Ed è stato fantastico vedere quando ha steso le corna e ha cantato. Qui il testo è in inglese, poi nei video di approfondimento proponiamo, oppure nel nostro sito fetonte.it potrete vedere il testo tradotto e la versione inglese su questa collezione che si trova in PDF, quindi chiunque può scaricare Bibbia di Colbrin PDF e vedere i testi inglesi. Quindi era un corpo celeste che con le corna, diversa da qualsiasi altra mai vista. Quindi diciamo che questa identificazione ha un senso storico-letterario per chi riconosce come fonte questa collezione chiamata Bibbia di Colbrin. E
Invece, diciamo, la comunità scientifica, quindi Nibiru, chi ha proposto Nibiru come pianeta, diciamo, con orbita eccentrica, è Zaccaria Sitchin. Quindi la comunità scientifica ha, diciamo, emesso una fatwa contro di lui. Infatti scrive Wikipedia che è voce della comunità scientifica mainstream, e tale sua personale teoria è del tutto priva di riscontri e di qualunque base scientifica. Ma quindi andiamo a vedere, ma perché hanno formulato questo parere? Vediamo le varie cose che afferma Zaccaria Sitchin. Diciamo che il motivo principale per cui non è stata presa in considerazione è perché Zaccaria Sitchin è uno dei fondatori di questa teoria degli antichi astronauti, e quindi dice che i dei mesopotamici erano dei extraterrestri. E quindi vediamo dove si basa lui per affermare questo. E uno dei punti di riferimento principale è il cosiddetto poema di Atrasis, in cui diciamo, questo poema descrive degli dei un po' strani, cioè atipici. Quindi intanto dice: quando gli dei erano uomini. E quindi questa descrizione diciamo alimenta il modo come viene descritta la cosiddetta età dell'oro, cioè quando gli dei erano in mezzo agli uomini. Quindi sostanzialmente anche Zaccaria Sitchin diciamo sostiene che a un certo punto questi dei si sono ritirati, quindi diciamo questi extraterrestri hanno avuto una prima fase in cui circolavano liberamente, poi invece hanno deciso di sparire dalla scena, sottostavano alle corvée e portavano, quindi gli dei erano dei lavoratori, quindi degli operai. Il canestro di lavoro degli dei era troppo grande, il lavoro oltremodo pesante, la fatica enorme, quindi c'erano dei dei che, insomma, non si capisce perché dovevano essere chiamati dei, se poi lavoravano e diciamo in modo pesante, comandati da altri dei, i sette, gli Annunà, i grandi Annunà, e questi operai si chiamavano i Gigi. Quindi Zaccaria Sitchin fa un'esegesi, un'interpretazione in cui dice: no, questi erano, arrivarono, c'erano degli operai che venivano a scavare delle operazioni. Quindi dà una interpretazione di che cosa venivano a scavare. Dei minerali, quindi, perché di solito quando gli extraterrestri vanno su un altro pianeta perché hanno bisogno di minerali. Quindi questa ci sembra un'interpretazione di buon senso, piuttosto che pensare che questi erano degli esseri spirituali, e non si capisce perché delle persone, dei sacerdoti, inventino che erano degli operai che scavavano nel terreno. Quindi gli Gigi scavavano fiumi, tra cui i Tigri e l'Eufrate, e quindi era una localizzazione mesopotamica. Il pesante del lavoro degli Gigi, svolto di giorno e di notte, dura per 2500 anni. Così, a partire, eccetera, eccetera, si fecero una ribellione e alla fine uno di questi Annunaki decise di modificare geneticamente, diciamo, la scimmia per creare l'uomo che sostituisse, diciamo, questi dei nel lavoro. Ora, questa descrizione è ben difficilmente interpretabile in termini spirituali, perché proprio ma se questa stranezza già sarebbe sufficiente, abbiamo qui una prova, cioè questi canali sono stati individuati da fotografie di satelliti spia che spiavano l'Unione Sovietica nei tempi della Guerra Fredda, e quindi queste fotografie si sono rese disponibili e hanno identificato questi strani canali. Allora, facciamo questa considerazione: è ovvio che questo non prova che c'erano gli extraterrestri, ma quantomeno dovrebbe aprire un dibattito scientifico. Invece no, parte la censura, cioè, perché il motivo qual è? Perché Zaccaria Sitchin ha parlato di extraterrestri, e quindi la parola extraterrestri è già fa scattare una censura, una, come si dice, una convention ad excludendum, come diceva i romani, e quindi un boicottaggio generale della scienza mainstream. Però in realtà
Zaccaria Sitchin non deve lamentarsi, perché questo è già successo a storici di elevatissimo spessore. Per esempio, a una serie di storici che testimoniavano delle scontri di extraterrestri nel cielo. Quindi, per esempio, il primo Giuseppe Flavio, che durante le guerre giudaiche testimonia che prima che il sole tramontasse si videro in cielo su tutta la regione carri da guerra e schiere di armate che sbucavano dalle nuvole e circondavano dalle città. Questa notizia è confermata da Tacito. Si videro in cielo scontri di eserciti e sfolgorie di armi e per improvviso ardere di nubi illuminarsi il tempio. Ma non bastasse, c'è un terzo storico di gigantesco, uno che morì sotto le ceneri del Vesuvio per osservare questo fenomeno inconsueto. Plinio il Vecchio riporta che gli Amerini e i Turentini, quindi gli abitanti di due paesi, furono viste armi celesti che provenivano da Oriente e da Occidente e che tra di loro si scontravano ed erano respinte quelle che erano giunte da Occidente. Quindi abbiamo degli storici veramente su cui si basa tutta la storia romana, che quando parlano di extraterrestri vengono brutalmente censurati. Infatti gran parte delle persone, nessuno sa che esistono questi testi, ma c'è sempre una spiegazione. Erano i miraggi, sfere globulari, ora, degli storici, gente che era abituata a riportare dei fenomeni con precisione, a un certo punto ha deciso che delle sfere globulari erano delle armi celesti che si scontravano. Questo veramente significa cambiare la testimonianza. Perché? Perché c'è un dogma, e questo è quello che testimonia un filmato di History Channel, quindi diciamo che una fonte abbastanza autorevole. Cioè, ci sono una serie di scienziati, di storici, che sono stati brutalmente censurati dalla comunità, anche in modo pesante, anche essendo esclusi dai ruoli istituzionali come di insegnamento, perché presentavano non delle teorie, ma dei riscontri, delle prove che non si allineavano con quanto sosteneva la linea interpretativa ufficiale. Quindi chi vuole capire che questo fenomeno è ben presente nella comunità. Ma adesso vediamo la seconda questione. Quindi abbiamo visto la questione extraterrestri che provoca, diciamo, la censura di Sitchin. La seconda questione è che Sitchin dice che questo pianeta Nibiru ha un'orbita eccentrica. Quindi diciamo che i cosiddetti catastrofisti, come siamo noi, perché questa Bibbia di Colbrin non è altro che una collezione infinita di catastrofi del passato, sempre provocati da questo misterioso asteroide distruttore. Quindi i catastrofisti dicono: adesso abbiamo capito tutto. Quando Nibiru passa vicino al Sole, nella sua orbita ellittica, si scatenano una serie di disturbi nelle orbite degli altri pianeti. E quindi ecco che abbiamo capito le catastrofi periodiche, diciamo in un primo livello interpretativo, quindi escludendo questo secondo elenco di racconti che parlano di un secondo colpo celeste, diciamo che la cosa acquista un senso. Ma vediamo di capire perché Zaccaria Sitchin ha teorizzato questo pianeta. Diciamo, una prima indizio per lui è che i Sumeri avevano questa misteriosa unità di misura del tempo che valeva 3600 anni. Quindi lui dice: se una cultura ha un'unità di tempo, in genere le unità di tempo sono legate alle evoluzioni di un corpo celeste. Quindi verosimilmente, se c'è un'unità di tempo 3600 anni, ecco che appare Nibiru, un pianeta che va avanti e indietro con circa di 3600 anni. Ma diciamo che poi troviamo un indizio ben più forte. Perché? Perché c'è un documento della letteratura sumerica conosciuto come Epica di Erra e Ishum, in cui uno dei protagonisti di questa storia è il dio Marduk, dio che
dalla, dalla sumerologia è senza dubbio associato a Nibiru. Quindi sostanzialmente sentiamo cosa dice il dio Nibiru, quindi dio Marduk, che è Nibiru. Quando ho lasciato la mia dimora, le leggi del cielo e della terra si sono disintegrate. L'agitazione del cielo mutava, le posizioni dei corpi celesti cambiate, né li ho ripristinate. Quindi diciamo, c'è una base ben concreta nella letteratura sumerica che conferma questa ipotesi, che c'è un astro che quando lascia la sua dimora, quindi noi diciamo quando entra in scena, quando diventa visibile, scattano una serie di catastrofi. Oppure, secondo passo, quando Mardu sentì questo, fu pronto a parlare, dicendo al guerriero Erra: quando mi alzerò dalla mia dimora, le leggi del cielo e della terra si disintegreranno, le acque saliranno e spazzeranno la terra, il luminoso giorno si trasformerà in tenebre, la tempesta aumenterà e le stelle del cielo saranno spostate dai loro luoghi. Quindi questi ci sembrano riferimenti bibliografici molto, diciamo, stringenti per confermare che questa visione di Nibiru è concreta e aderente all'interpretazione della letteratura sumera. Ma vediamo cosa, perché Wikipedia, diciamo, dice questo, che si appoggia a un sumerologo di alto livello, Giovanni Pettinato, che dice che senza dubbio intanto non era Nibiru, ma c'erano varie possibilità, escluso Nibiru, quindi Nebiru, Nibiru, eccetera eccetera, ma era Giove. Quindi è ben difficile capire perché, diciamo, questo Giove a un certo punto appare in scena e disturba l'orbita degli altri pianeti. Insomma, ci pare più legittima la prima interpretazione di questa seconda. Quindi, diciamo, non vediamo il motivo. Cioè, il motivo l'abbiamo capito, perché appena Sik mi ha detto extraterrestri è stato escluso dalla comunità scientifica, così come Giuseppe Flavio, Tacito e Plinio il Vecchio. E quindi vediamo che Giovanni Pettinato purtroppo è deceduto, quindi a questo punto non sappiamo a quale campanello dobbiamo spiegare per giustificare l'affermazione di Wikipedia, che dice che le teorie di Sikkim sono state ampiamente smentite dal punto di vista filologico e interpretativo della lingua sumera, sia per ciò che concerne l'assoluta mancanza di basi scientifiche della teoria astronomica e archeologica. Quindi a questo punto lanciamo un appello: Wikipedia, a quale campanello dobbiamo suonare per giustificare questa volta affermazione?